Oggi per Sonda in Onda, sfidando il maltempo, sono venuti a trovarci da Pavullo i Wanderlust. Ciao ragazzi. Buonasera. Grazie per essere con noi. Grazie ovviamente. Allora, partiamo subito. Siete un trio, giusto? Esatto. Ok, ma anche il bassista. I bassisti sono sempre un po'. Sì, va bene, sto scherzando. Allora, partiamo dal nome. Perché questo nome? Allora, Wanderlust è un nome nato in realtà un po' a caso, quando all'inizio della band si ha la necessità di trovare un nome un po' così, e siamo incappati in questo nome che inizialmente è un termine tedesco, è scritto Wanderlust con la U, che significa desiderio, bramosia di girovagare, di viaggiare. E niente, ci piaceva un po' quest'idea, questo concetto, che è poi un po' quello che in qualche modo vogliamo esprimere anche, almeno con i primi concept della band, diciamo, con la nostra musica, e gli abbiamo dato una versione un po' più inglese con la, quindi è diventato Wanderlust, e dopo niente, pian piano ci è piaciuta questa idea, siamo affezionati. Giusto. Allora, primo EP uscito nel 2020, esatto. Così, ok, si intitolava? Wanderlust. Wanderlust, okay. Omonimo. Omonimo, ok, allora, era un concept, secondo te? Direi di secondo sì. Secondo voi, insomma. Sì. Okay. E più di quattro tracce, il nostro primo vero lavoro, se così vogliamo dire. Mm-hmm. L'abbiamo fatto in collaborazione, cioè non in collaborazione, però nel senso a farlo ci ha dato una mano Sprunk, il mitico Sprunk, tastierista dei Malvax, produttore. Okay. E ci siamo trovati così bene che poi abbiamo deciso anche di usarlo, cioè di farci aiutare da lui per l'EP che è appena uscito, esatto. Okay. È uscito il 1 novembre, giusto? Esatto, così. Okay. Because of the Future, 5 nuove canzoni, anche queste tutte praticamente autoprodotte assieme a lui, certo. Noi abbiamo pensato alla realizzazione delle demo in saletta, poi l'abbiamo elaborate quanto più possibile e dopo ci siamo occupati di registrarle nella nostra città, Pavullo, nel suo piccolo studio, abbiamo messo insieme come meglio potevamo e... Ed è uscito. Esatto. Ok, allora, chi è che scrive i testi? Testi scrivo io. Tutti i tuoi, quindi. Esatto. Okay. In questo nuovo EP, cosa sei andato a trattare? Allora, gli argomenti sono vari, principalmente un po' la crescita personale, è anche, cioè si passa un po' da quello, da un po' esperienze, un po'... magari tematiche dove si trattano fatti ambientali, di guerra, così. Testi in inglese però, testi giusto? Tutti in inglese. Tutti in inglese, ok. Esatto. Ma ti sei mai confrontato con l'italiano oppure no? Ogni tanto quando scrivi i testi, cioè comunque non è che li scrivo direttamente in inglese, ogni tanto sì, però capita anche che li scrivo in italiano e magari dopo li rielaboro in inglese. Abbiamo anche demo scritte in italiano, però al momento non ci soddisfano abbastanza. Certo, ci mancherebbe. Diamo però una definizione di genere. Voi cosa suonate? Tutta la domanda è complicata. Allora, abbiamo cambiato vari generi, anche per esempio rispetto al primo EP, credo che c'è stato un cambiamento sia a livello di tipo di scrittura della musica, sia anche proprio di genere. Se prima magari eravamo più propriamente pop, pop inglese, okay. In questo EP abbiamo preso una direzione magari anche un po' più indie, alternative pop, cioè un brano in particolare che è anche uno dei primi singoli usciti, un po' più magari prettamente pop, più prettamente rock, e quindi è un po' un ibrido di queste, di queste cose. Okay. Un nome a testa di riferimento artistico per 21 Pilots, Muse. Bassista direbbe Red Hot Chili Peppers. Beh, allora c'è di tutto, come avete capito. Loro sono i Wanderlust, da un nome tedesco.